Newton fece questo ragionamento, una specie di esperimento immaginario, che poi lo aiutò a scoprire la legge della gravitazione universale. Newton immaginò di salire su una montagna altissima e di lanciare un oggetto con velocità orizzontale e vedere dove cade questo oggetto. Inizialmente cade appena dopo la base della montagna, ma se noi lanciamo questo oggetto sempre con velocità orizzontale, ma con una velocità maggiore, questo oggetto cadrà sempre più lontano, quindi nel punto B, nel punto C, nel punto D, finché arriverà, quando sarà lanciato con una sufficiente velocità iniziale, arriverà a un punto che non cadrà più, ma praticamente cade continuamente, ma non arriva mai a terra, ma ritorna invece sulla cima della montagna. Quindi questo oggetto è entrato in orbita. Quindi Newton capì che la forza che tiene in orbita, per esempio, la Luna intorno alla Terra è la stessa forza di gravità che fa cadere gli oggetti al suolo. E quindi la Luna non è altro che un sasso che è stato lanciato dalla Terra con una sufficiente velocità orizzontale, così grande da non cadere mai, o meglio, da cadere in continuazione senza giungere mai a Terra. Quindi è sempre in caduta, ma in realtà descrive un'orbita circolare. Ora è chiaro che la Luna non è stata lanciata dalla Terra, però è come se fosse un sasso che viene lanciato e non cade mai, o meglio, cade in continuazione ma non arriva mai a terra. Questo ragionamento inoltre dimostra che la stessa forza di gravità che vale sulla superficie terrestre vale anche nel cielo, è la stessa forza di gravità che tiene in orbita gli oggetti intorno a una massa centrale, come per esempio la Luna intorno alla Terra. Quindi con questo ragionamento viene a cadere la distinzione tra la fisica terrestre e la fisica celeste, che erano profondamente diverse secondo il pensiero aristotelico, che divideva l'universo in due parti. Una parte era la parte della Terra, la fisica terrestre, quindi una parte corrotta, una parte imperfetta, mutevole, variabile, soggetta al degrado, e invece una seconda parte che era dall'orbita della Luna compresa più in alto ancora, che era la fisica celeste, dove c'erano semplicemente dei corpi perfetti, immutabili, che obbedivano a delle leggi differenti della natura. Newton invece con questo ragionamento dimostra che la stessa fisica terrestre è uguale alla fisica celeste, cioè la stessa fisica descrive bene sia i fenomeni che avvengono sulla Terra che i fenomeni che avvengono nell'universo, nel cosmo. Possiamo dire che Newton forse è stato il primo grande unificatore della fisica, che ha collegato insieme due fisiche inizialmente diverse facendo vedere che è la stessa cosa, le stesse leggi fisiche. Ha unificato infatti la fisica della Terra con la fisica del cielo.